Eccoci qui prontissimi, bentornati tutti anche su un altro gameplay di Trial of Mana. Allora, come sempre è dovuto un ringraziamento a Square Enix per avermi inviato il codice, per avermi dato questa gioia di portare questo titolo sul mio canale YouTube e giustamente per farlo godere anche a voi. Quindi ora possiamo proseguire con la nostra storia, tanto siamo qui vicini. Ho fatto quel piccolo step di salvare, insomma, la partita lì in maniera manuale, perché era giusto così, insomma. Ah, un'altra volta la barriera qui. Si riparte subito con un'altra volta con questa barriera, che però adesso verrà forse tolta. Posso passare, posso proseguire ora. Voglio ben sperare che sia così. Vediamo un po'. Era ora, ragazzi, era ora. Perché era ora? Allora, vediamo un attimino. Bene, tutto sotto controllo. Voi non vi preoccupate perché è tutto sotto controllo, ragazzi. Allora, vediamo un po', perché adesso qui inizia a diventare... La cosa inizia a diventare curiosa qui, La storia, più si va avanti e più ora inizia a diventare curiosa qui la situazione. Veramente, qui ora io sono molto incuriosito da questo gioco. Allora, vediamo un attimino. Ah, ok, siamo qui dentro questo dungeon, diciamo. Dentro questa caverna, dungeon, chiamatelo un po' come più meglio credete, come vi fa comodo, insomma, tanto è uguale. Allora, vai. Spacchiamo tutto qui, ragazzi. Spacchiamo veramente tutto. Allora, vediamo un attimino. Ok, tutto sotto controllo, ragazzi, veramente tutto sotto controllo, ve lo garantisco io. Ecco, un bel forziere, delle buonissime caramelle, ok. Speriamo che sono buone, perché poi andrò sicuramente ad assaggiarle personalmente. Voi non vi preoccupate, perché assaggerò io quelle caramelle lì. Qui non posso andare, ok. Lì non si può andare. Bene. Allora, qui c'è una statuina, ma sinceramente per il momento non mi interessa. Come non mi interessa neanche andare da questa parte, perché non è assolutamente la direzione che mi viene chiesta di fare, insomma. Almeno per il momento, ragazzi. Per il momento non mi viene chiesto di andare in quella fantomatica direzione. Allora, vediamo un attimino. Allora, andiamo qui. Sì, andiamo qui alla grande. Ottimo. Io devo salire qui, ragazzi, perché i forzieri chiamano e se il forziere chiama, Brado deve rispondere. Quindi il discorso è questo. Ok, bene. Forziere anche qui, ragazzi, attenzione. Bene, così, ecco qui anche due funghetti che come nemici mi piacciono in particolar modo, ma anche per cucinare non sono malvagi, Non sono veramente malvagi per cucinare, ok. Allora, dove si va? Dove si va? Ve lo dico io dove si va, ragazzi. Si va in questa direzione, punto. Allora, si va qui. Però qui com'è chiuso? No, qui non si può andare. Ok, non c'è problema. Bisognerà fare il giro in altro modo, ma... Tranquilli che comunque a destinazione in qualche modo ci si arriva, ragazzi. Non è che... questi qui sono tutti anche di livello 4. Ottimo così, ottimo, perché almeno posso livellare. E poi ci sono abbastanza... Veramente ci sono abbastanza nemici. E devo dire che sono anche ben fatti. Allora, cosa facciamo? Sì, ok. Bene, la finiamo qui. È finito lo scontro? Ancora finisce lo scontro, Va bene, lo scontro qui ancora finisce, ragazzi. Quindi io direi che va più che bene così. Direi veramente che va più che bene in questo modo. Allora. Bene.
Vado da questa parte, sì, vado da questa parte, però, ok, prima devo salire qui perché credo che sia qui la direzione giusta per poi andare da quel lato qui. Ecco, ho detto io, non si poteva salire da lì, ma ci sarebbe sicuramente stata un'altra direzione, ragazzi, eh. Ci sarebbe comunque stata un'altra direzione. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Bello, 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 e adesso si può andare a destinazione, ragazzi, eh. Tanto il tempo non si è perso, non si è perso tempo perché comunque io lì dovevo andare perché se c'è un forziere, con un forziere di mezzo non si perde mai tempo. Allora, noi ci sentiremo tra poco. しょうがねえな。俺も光の司祭に会いにウェンデルに行くところだから送っていってやるよ。ついてきな。なんだ、あんたさんうちのおじいちゃんに御用だったんでちか。じゃあシャルロットを助けてもバチは当たらんでちよ。こう見えてもシャルロットは光の司祭のお孫さんでちから。までもここからだったらウェンデルは目と鼻の先でち。別にアンタシャンの助けはいりません。そっちこそ迷子にならないように。ではでは、バイビー。ok, allora, guardate qui che bella inquadratura dall'alto, ragazzi, veramente bella, veramente bella. Allora, la nostra destinazione è da questa parte. Allora, vediamo un attimino. Sì, però prima magari quell'inquadratura lì, ragazzi, era veramente fantastica quell'inquadratura lì, eh. Sì, so che la direzione giusta non è questa, però essendo che comunque è un punto di mappa che è comunque chiuso, ci vado veramente volentieri. Ci vado volentieri, ragazzi. Rompiamo anche il vaso di Pandora qui. Vabbè, non il vaso di Pandora. Poi, come avete visto, abbiamo incontrato anche Memole prima, no? Come personaggio, quindi. Vabbè, sto scherzando, sto scherzando. Allora, bene così. Bene così. Dove andiamo? Dove andiamo?
Andiamo da questa parte, ragazzi. Dove vogliamo andare? Dove vogliamo andare? Scusate. Ecco, di livello 4. Vabbè, dai, tutto molto calibrato alla perfezione questo titolo, eh? Veramente calibrato bene. Allora, ok, ok, vediamo. State buoni però, dovete star tranquilli. No, dovete star tranquilli. Tranquilli dovete stare. Dovete star più che tranquilli. Allora, vai. Ok, bene. Bene così, bene così. Bene, bene, bene così. Veramente bene così. Allora, sì, ok, aspettiamo un attimo qui la fase di caricamento per poi proseguire. Veramente ora si prosegue veramente con molta, con molto entusiasmo, ragazzi. Io ho molto entusiasmo qui, ok? Allora, 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 vediamo un po'. Bene, bene, ecco qui. Bene, bene, qui c'è un forziere, fa anche rima. Ogni tanto, giustamente, bisogna anche sorridere e ridere un pochettino. Allora, comunque, ragazzi, ha delle ambientazioni fantastiche questo titolo. Cioè, veramente, veramente ben, ben, ben fatto. Io ve lo consiglio, poi ognuno può pensare quello che vuole, ma io ve lo consiglio alla grande di giocarlo. E veramente ve lo consiglio alla grande, ragazzi. Allora, lì ci sono appena stato. Sì, sono appena andato lì. Quindi, ah, ok, non è, che bello, no, aspetta, aspettate, che figata, un attimo solo, vediamo un po', bellissimo, ragazzi, rimbalzo lì e vabbè, no, fantastico, fantastico. Allora, allora, vediamo un po' qui, devo un attimo vedere se c'è qualcosa, no, quindi bisogna girare un po' tutto per il meglio, ragazzi, ma secondo me qui stiamo per entrare, sì, in un altro villaggio. Stiamo per entrare in un altro villaggio qui. Così sembrerebbe. E infatti E infatti Bene. Bene così. Dove andiamo? Siamo entrati nel villaggio, ma dove si va? Vogliamo anche riposarci, magari, eh? Magari è presto per riposarci, ragazzi. Però devo vedere una cosa, eh? Un attimo, prima di andare a destinazione, devo vedere una cosa, eh? Maremma, si sta facendo notte. Vabbè, devo vedere. Vabbè, qui c'è un forziere. Ragazzi, sembra che ho un fiuto per i forzieri che è veramente indiscutibile. Guardate come balla. Se sta ballando significa che posso tranquillamente acquistare qualcosa, eh? Sta ballando lui, ragazzi. Allora, quindi 690 crediti. Io direi di prendere uno di questo e anche uno di questo. Vabbè, calmi, calmi tutti, vediamo un po', eh? Allora, andiamo, andiamo un po'. Ecco qui, vedete? Ho più resistenza, quindi ho fatto benissimo ad acquistarlo, quindi poi andiamo anche nell'altro personaggio, insomma, ecco, a lui non posso, ah no, posso inserire, vedete? Le cose qui vanno acquistate, ragazzi, bisogna acquistarle perché, anzi, adesso mi fermo anche prima ad un'armeria, magari, se posso andare, in modo che vediamo se ha anche un'arma per, il, per l'altro mio collega, no? Che mi aiuta, insomma, qui. Tanto lui balla sempre. Diciamo che il venditore, lui deve sempre ballare. Vediamo un po' che arma. Ok, bene. Ok, bene, ti ringrazio, ti ringrazio. Vabbè, ti ringrazio. Comunque ho pagato la mia arma, quindi vediamo un po'. Ed eccoci qui, bene. Che poi vediamo un attimo una cosa, ragazzi. No, perché comunque queste cose qui sono da vedere, sono veramente da vedere. Questa è l'arma che avevo prima.
Vedete come sono anche diverse? Si vede proprio come cambia l'arma nel, diciamo, nel pugno, li vedete? E questa è la cosa bella anche, ragazzi, quando si vede che l'arma cambia, è diversa come è fatta. Allora, adesso possiamo andare alla nostra destinazione principale, ma come sempre sono stato distratto da un forziere, quindi il forziere, ragazzi, ha sempre la precedenza, eh? Il forziere ha sempre la precedenza, non c'è altra, non si può discutere su questo, il forziere ha sempre la precedenza, punto e basta. Lo vediamo un po', sì, tanto ora qui carica, fa tutto, noi ragazzi tranquilli che faremo, farò del mio meglio, ecco. Allora, bene, 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 dove andiamo? Dove si va? Si va da questa parte, sì, da questa direzione, credo che però, sì, no, so che devo salire le scale per proseguire avanti e su questo non c'è proprio la minima ombra di dubbio, eh? Su questo veramente non c'è la minima ombra di dubbio, ma io andavo a cercare forzieri anche di là, eh? Quindi non è che andavo a zonzo così a caso, eh? Vediamo qui se c'è qualche forziere, no, purtroppo no, vabbè. Entriamo, entriamo, dai, entriamo che magari ci stanno aspettando e poi magari ci offrono una cena e non è giusto fare anche maleducazione. È maleducazione far aspettare, insomma. Siamo ospiti, quindi non sarebbe corretto. Allora, vediamo un po'. Bene. Bene così. あなたが光の司祭か。さあ、俺にクラスチェンジの方法を教えてくれ。俺は強くなりてんだ。やめておけ。お主ではまだまだ経験不足。とてもクラスチェンジなどできん。なんだと。お主もマナストーンという名前だけは聞いたことがあるじゃろう。 十分に経験を積み、マナストーンから力を得られれば、クラスチェンジが叶う。そんなかったりいこと、やってられっかよ。俺は今すぐ強くなって、あのグレンの魔導士を倒してえのに。光の司祭、カール、生き返らせて。大切な友達、チビウルフ。 カール。お主、名は？そうか。よく聞け、ケビン。命あるもの、いつかは死というものが訪れる。それは避けては通れない、生きる者の宿命。命は一つ。かけがえのないもの。だからこそ尊い。だが、 それはまた新たな命の誕生につながっている。カールの命は戻らぬが、その魂は今もお主の心に生き続けておるじゃろう。それじゃもうカールは、お主の心の中にカールが生き続けてさえいれば、いつかきっと お主の前にカールの生まれ変わりが現れる日が来るじゃろう。そんな囚人を、いや絶対許さない。カールの敵撃つ。ちょっと待って、先に私に話させて。司祭様、私は マナの聖域から参りました。世界からマナが減少し、聖域のマナの木が枯れ始めています。なんと大変じゃ。マナの木が枯れればマナストーンに封印されし、神獣たちが目覚め、世界は滅んでしまう。なんだかさっぱりわからねえ。何を人ごとみたいに言っておる。お主は フェアリーに選ばれし者、お主が聖域にて
マナの剣を抜かねばならんのじゃぞ。なんだって？見てないよ。おいフェアリー、どういうことだ？ごめんなさい。マナの減少によって私たちは聖域の外では誰かに取り付いていないと死んでしまうのよ。あの時あなたに会ってなければ。今頃。はいはい、それよかったね。じゃあもうお役ごめんなんだろう。さっさと俺から離れてそのジジイにでも取り付いてくれ。それができれば苦労せんわい。フェアリーは一度宿主を選んでしまうとその宿主が死ぬまで一生離れることができんのじゃ。そんなバカな、俺は行かねえぞ。そのマナの剣だかバカの剣だかには用はねえからな。おお、あなたグレンの魔導士を倒したいんじゃなかったの？マナの剣を手に入れれば最強の戦士になれるよ。な、てめえ人の頭の中覗いたな。ちょっと待てよ、そのマナの剣ってのは一体何なんだ？マナの剣、それは全ての精霊を司る古の力の象徴。マナの女神が世界の創造に用いし黄金の杖の仮の姿。マナの剣を手にせし者、世界を支配しうる力与えられん。その剣、今なおマナの木の根元に密かに眠らん。マナの木が完全に枯れてしまう前にマナの剣を抜くことができれば、マナの女神様は再びお目覚めになって世界をお救いくださり、望みも叶えてくださるじゃろう。よし、その剣を手に入れてグレンの魔導士を必ず倒すぜ。で、そのマナの聖域ってところにはどうやって行くんだ？ごめんなさい、マナが減ってしまい私にはもう聖域への扉を開くだけの力は残っていません。世界のさまざまなところにマナストーンと呼ばれる真珠が封印されし、8つのエネルギーポイントがある。これらのマナストーンからエネルギーを解放するとマナの聖域と現世をつなぐ聖域への扉が現れる。この扉に入ればマナの聖域へとたどり着けるのだが、マナの女神が眠りについた時、聖域を現世から封じるため8つのマナストーンのエネルギーは封じられてしまった。どうすれば？大昔には古代魔法と呼ばれる呪法によってマナストーンのエネルギーを自在にコントロールすることができたと言われている。しかしその呪法をめぐり利権を奪い合う国々によって戦乱が起き、世界は神獣以来の危機を迎え滅亡寸前にまで行ったことがある。かろうじて生き残った者たちは同じ過ちを繰り返さないようその古代魔法を禁断の呪文として術者の命を奪うような呪いをかけ封印してしもうた。今では失われた魔法として誰も知る者はいない。お手上げか。一つだけ手があるよ。マナストーンの近くには必ずその属性の精霊たちがいるはずよ。彼らの力を借りることができれば残されたマナの力で私でも聖域への扉を。その手があったか。お主たちが通ってきた滝の洞窟の上には光のマナストーンがあると言われている。滝の洞窟で光の精霊ウィル・オ・ウィスプを見たという者も多い。まず手始めに
ウィル・オ・ウィスプの力を借りに行くのじゃ。フェアリーと共に滝の洞窟へ行って調べてみるといい。フェアリー、もしかしてお前らと一緒に行けばオイラの願い叶うか？もちろんよ、一緒に行きましょう。ナナの女神様がお目覚めになればカールの命を戻してくださるかも。よし、オイラもついていく。Ok ragazzi, allora, primo trofeo sbloccato, va bene così. HP boost, allora, vabbè, a qualcosa servirà ragazzi, a qualcosa servirà sicuramente. Vediamo un attimino. Vabbè. Allora, innanzitutto adesso andiamo a vedere una cosa, un attimino qui al menu. Devo un attimo vedere delle cose. Per poi, tranquilli, ah, ecco qua, training, vedete qui. Allora, addirittura dovrei avere 4 punti disponibili, vediamo, eh. Ah, ok, vediamo un po'. E ho sbloccato qualche abilità nuova, fantastico, il secondo trofeo sbloccato, terzo trofeo sbloccato, e sono 3 per adesso. Bene, ora fermiamoci. E qui sono alcune abilità che ho sbloccato per il mio personaggio, diciamo, che posso inserire qui. Vedete? Le abilità vanno inserite. Quindi abbiamo questa, più questa. Allora, diciamo che la piazziamo lì. Vediamo un po'. Bene. Anche a lui no. Anche a lui posso inserire... No, non posso. Non posso assolutamente. Vediamo un attimino. Vediamo un attimino qui. Devo vedere un attimino una cosa. Ok. Bene. Ok ragazzi, io qui ho inserito le mie abilità. Quindi una volta inserite le mie fantomatiche abilità, direi che possiamo tranquillamente proseguire. Possiamo tranquillamente proseguire con la nostra fantastica avventura, diciamo. Allora, viene indicato di andare qui e io ci vado anche molto volentieri. Ci vado veramente molto, ma molto molto volentieri ragazzi, e diciamo che man mano iniziamo a capire un po' quello che bisogna fare nel gioco, insomma, le abilità, inserire i punti lì che siano d'attacco e quello che è, insomma, e andiamo tranquillamente bene in questo modo. Allora, ora ci sarà qualche cutscene, qualcosa? No, non c'è nulla. Io sinceramente andrei un attimino a riposare. Oppure no, posso farne magari anche a meno, perché se tanto poi incontreremo qualche statua, posso ripristinare tranquillamente, posso ripristinare la mia energia lì, senza tanti intoppi, diciamo. Allora, stiamo uscendo dal villaggio, perché la destinazione che ci viene chiesta da fare è qui. Ecco, ritroviamo Memole. No, beh, Charlotte, però va bene. Sto scherzando. Dameda. Corecara Sakino Michidori wa nagaku te kiken da ze. Kimi mitai na osanai ko ga tsuite korareru you na tabi janai. Hayaku ojii-chan no tokoro ni kaeri na. ヒースのことは俺たちに任せておけ。きっと探してやるからさ。意地悪。シャルロットはヒースのことが心配なんでち。こんなにお願いして
Benissimo, benissimo. Allora, adesso ho veramente voglia di continuare nella mia bellissima avventura. Ho voglia di continuare, ok? Quindi, allora, c'è anche il combo attack, quindi cerchio più triangolo, cerchio, cerchio, triangolo, X, cerchio, triangolo. Vabbè, sono delle belle combo da fare, insomma. Allora, un attimino, dove si va qui? Ah, ok, io sono qui. Bene, io sono qui. Sono tranquillamente qui, vediamo, Ecco, sto cercando di fare delle fantomatiche combo. Ok. Delle mie fantomatiche combo, no, vabbè, sto scherzando. Ok, qui se tengo premuto triangolo carica e fa l'attacco, diciamo, potenziato, no? Quindi, va bene. Vabbè, gioco bellissimo, veramente. Gioco bellissimo, ragazzi. Bellissimo. Allora, calmi, calmi tutti. Allora, qui posso andare per livellare. La destinazione giusta non è qui. Anche perché lì ci sono già stato ad aprire il forziere. Come avete ben visto. Come avete ben visto, sono già stato lì per aprire il forziere. Allora, ora io vado in questa direzione. Tranquilli. Bene, questa inquadratura, ragazzi, a me fa veramente impazzire. Fa veramente impazzire, ragazzi. Mi piacciono veramente queste inquadrature in questo modo. Allora, bene. Allora, ora adesso noi andiamo. Sì, più che altro andiamo, però prima dobbiamo affrontare questi mostriciattoli qui, diciamo, no? Anche perché ne sono quattro. Quattro ottimi pipistrelli qui, no? Sono. Allora, sì, va bene. Va più che bene. Ok. Va veramente più che bene. Cosa facciamo? Ok, ok. Rompiamo tutto qui. Bene. Rompiamo e spacchiamo tutto. Rompiamo veramente e spacchiamo tutto. Bene così, bene, bene, bene così. Ok, questi funghetti secondo me avranno un sapore delizioso, però vabbè, mi contengo a non... Allora, sì. Allora, un attimino, vabbè, tanto avevo ripristinato, vabbè. No, non salverò, no, non salverò la partita di certo adesso, perché... Andremo avanti un altro po' con il gameplay. Un altro po' si va avanti tranquillamente. Allora, vediamo un attimino. Allora, sì, sì, bisogna andare in questa direzione, vediamo, E adesso il tragitto da fare è un po' impegnativo, Diciamo che è un po' impegnativo. Ah, lui diciamo che ha anche una sorta di barriera, di scudo che si protegge, ma tanto comunque con me non l'avrà vinta facilmente, infatti avete visto che... Non può farcela contro di me, ragazzi. Bene. Comunque qui dungeon, tutto quello che c'è da fare, sono fatti veramente benissimo. Sono fatti veramente bene, ragazzi.
bisogna dire le cose come stanno, sono fatti bene. Allora, cosa facciamo ora? Sì, state tranquilli. State tranquilli, eh. Tranquilli tutti, dove si va? Sì, andiamo qui. Vai, tutti e due i miei personaggi sono al livello 5, quindi vanno di pari progressione, diciamo, no? Vanno di pari progressione. Allora, vediamo un attimo una cosa. Qui è per far, credo, le abilità, per usare le abilità, insomma, eh. Ok, poi magari le proveremo appena, ecco, ci sarà qualche mostriciattolo qui da affrontare. Vai, proveremo. Ecco qui, perfetto, 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 va bene così, va più che bene così. Cosa devi fare? Cosa devi fare? Sembra un gattino questo, eh. Ha la sottospecie di un gattino, allora. Bene. Allora, andiamo qui, perché qui la strada giustamente è chiusa. Ah, nuovi nemici, ragazzi, nuovi nemici. È ben variegato di nuovi nemici qui, eh. Veramente bello, no? Gioco veramente promosso, ragazzi. Gioco promosso, eh. Io ve lo dico, il gioco è promosso, non si discute. Non si discute affatto. Il gioco promosso, sì. Il gioco veramente promosso, ma adesso si deve arrivare a destinazione. Si dovrà arrivare a destinazione qui, ragazzi. Cosa vi devo dire? Bisognerà arrivare. Allora, vediamo un po'. Bene. Vediamo un po' se mi fanno, ecco, proseguire senza molti intoppi. Anche perché non è che io posso star qui a perdere sempre tempo con loro, eh. E beh, ragazzi, insomma, non è che ho anche altro da fare, eh? Ho anche altro da fare. Ok. Ullala, un altro forziere qui. Sono il re dei forzieri, eh? Sono il re dei forzieri. Andiamo qui? Andiamo sull'iceberg, sulla punta qui, dai. Ok, andiamo, vediamo un po' la mappa come si... Ok, si evolve bene la mappa, diciamo. Si è veramente... Sì, sì, si è evoluta per bene. Devo dire che si è evoluta per bene, ragazzi, sì. Devo essere sincero. Allora, vediamo un po', raccogliamo... Non raccogli, ah, ok. No, no, stava facendo finta di non raccogliere. Lui voleva assolutamente raccogliere tutto lì, ragazzi. Ve lo dico io, ve lo dico io. Allora, che dire? Facciamo che questo gameplay possiamo fermarlo qui, no? Che tanto l'abbiamo fatto anche abbastanza. E poi nel prossimo gameplay si prosegue, si va avanti. Avete visto che, insomma, siamo qui in prossimità di entrare nella prossima zona. Io qui ho portato i miei due personaggi al livello 5. Anzi, qui abbiamo anche un training che ci viene chiesto di fare a un altro punto. Quindi, vedete, posso mettere, insomma, posso incrementare i punti un po' su tutto, ragazzi. Vediamo un po'. Vabbè, non, magari non verranno inseriti adesso. Li inseriremo nel prossimo gameplay, in modo di sbloccare anche un'altra abilità. Quindi, ragazzi, io come sempre vi saluto, vi ringrazio a tutti per il vostro supporto che date qui sul mio bellissimo canale, perché è un canale veramente fantastico. Ciao a tutti e restate sintonizzati, perché andremo avanti con Trails of Mana più altri titoli che sto portando qui sul mio canale. Ciao a tutti e alla prossima, ciao. Rock and roll!